Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Oggi torniamo a parlare di Call of Duty Black Ops 4. Perché ieri in tantissimi me l'avete chiesto, quindi torniamo con un video con tutte le ultime notizie sul titolo della trailer. Che veramente attesissimo quest'anno. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a supportare il TG informativo di Call of Duty, quindi arriviamo a 500, mi piace per il prossimo appuntamento. Ieri il rivenditore britannico Game Digital ha svelato che Call of Duty Black Ops 4 Community Reveal Event, che come sapete è l'evento community annunciato per il prossimo mese che si terrà il 17 di maggio, si svolgerà a Los Angeles, in California. Quindi questo rivenditore mette in palio due biglietti gratuiti per i fan che potranno quindi partecipare all'evento di presentazione di Call of Duty Black Ops 4 insieme a voli ed alloggi per l'evento. I giocatori del Regno Unito quindi possono partecipare a questo preordine di Call of Duty Black Ops 4 presso un qualsiasi rivenditore Game UK. Quindi da una parte abbiamo Activision che ancora non ha annunciato dettagli su Call of Duty Black Ops 4 in merito a questo evento della community, mentre Game Digital ha già svelato che l'evento si svolgerà a Los Angeles, in California, quindi ci sarà proprio un evento dedicato con qualche presentazione proprio in diretta quindi ci sarà qualcosa di molto importante quindi cominciamo un attimo ad ipotizzare cosa accadrà secondo il mio punto di vista il 17 di maggio la Treyarch svelerà la campagna e darà qualche piccolo easter egg relativo a multiplayer e modalità zombies il mese successivo, quindi durante l'E3 2018, che come sapete si svolgerà nel mese di giugno, dal 12 al 14 di giugno, sempre a Los Angeles, svelerà il multiplayer di Call of Duty Black Ops 4, per finire poi dovremo aspettare il mese di luglio in concomitanza del Comic-Con 2018, che si svolgerà alla Convention Center a San Diego dal 19 di luglio al 22 di luglio e in questo evento si dovrebbe svelare quindi la modalità zombies. Quindi, dal prossimo mese per tre mesi si dovrebbe sviluppare così la presentazione del titolo di Black Ops 4. 17 maggio campagna easter egg multiplayer e zombies. Multiplayer a giugno alle 3 2018, zombies al Comic Con di San Diego. Quindi ci aspettano tre mesi veramente molto ma molto importanti che ci portano a pensare all'arrivo della beta nel mese di agosto, perché se in questi tre mesi ci sarà tutto. L'evoluzione della presentazione del gioco, ovviamente, poi resterà soltanto il mese di agosto per la beta. Settembre, sinceramente, lo vedo troppo a ridosso dell'uscita del gioco. Perché vi ricordo che quest'anno, per la prima volta, Call of Duty uscirà nel mese di ottobre. Qui sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Arriviamo a 500 di piace per il prossimo video informativo sul mondo di Call of Duty. E noi ci vediamo con tanti nuovi video.